Il judo è una scuola, è uno sport che è praticato da oltre 5 milioni nel mondo e si lavora maschi e femmine insieme e principalmente il discorso educativo e formativo, perché è un'arte marziale, però preferisco chiamarla sport in quanto è una disciplina olimpica a livello maschile e a livello femminile. Però noi principalmente in questi oltre 55 anni di attività il 90% dei nostri associati sono bambini dai 4, 12, 13, 14 anni. Poi c'è un settore adulti e un settore agonisti. Mi chiamo Nadir, ho 14 anni, quest'anno ne compio 15. Faccio judo da circa 2 anni e mezzo. È uno sport bello perché ti insegna a autodifenderti e soprattutto ad avere confidenza e sicurezza con gli altri. Questo è uno sport di contatto, quindi bisogna essere molto coraggiosi e senza paura. 2 anni fa ho perfezionato un corso della FIRSD, è una collaborazione della Federazione Italiana Judo Lotta con la Federazione Sport per Disabili Relazionali e Intellettivi. Mi è piaciuto molto, benché insomma, il lavoro sia abbastanza articolato. Ecco, l'approccio con bambini, tra virgolette, ragazzi diversamente abili non è sempre facile. Ecco. E il judo ci dà uno strumento per poterci relazionare, mettere in contatto e in comunicazione specialmente con ragazzi che soffrono o sono portatori dello spettro autistico. Io mi chiamo Riccardo, ho 11 anni. Il judo mi piace perché è divertente e la mia cosa preferita del judo sono le cadute, perché si cade in varie direzioni ed è molto divertente. Mi diverto un sacco, mi piace molto la mia squadra. Allora, il mio rapporto col judo, con lo sport nello specifico, riguarda soprattutto il rapporto dei bambini con lo sport, il fatto che sia una pratica, qualsiasi pratica sportiva valga la pena fare, valga la pena confrontarsi con i ragazzi tra di loro, vale la pena giocare, crescere insieme, rispettare delle regole che fanno parte della disciplina, nello specifico adesso del judo, ma può valere per qualsiasi altra attività sportiva di qualsiasi tipo. Questo è quello che a me interessa soprattutto per i ragazzi e i bambini che abbiamo in palestra, che abbiano modo di sfogarsi, quindi uno scambio di pareri, uno scambio di forze, uno scambio di punti di vista tante volte, che a volte si tende a perdere. Ciao, io mi chiamo Tiago Fabbri e pratico judo da quando ho 4 anni e mi piace fare questo sport perché si tratta di autodifesa e a me piace tanto, quindi vengo volentieri a fare allenamento e a fare le gare.